Nel girone A della Serie D del capoluogo pontino, dopo due settimane di pausa, lo United Aprilia vuole ricominciare da dove aveva lasciato, vincere per conservare il primo posto e respingere gli assalti della Fortitudo Futsal Pomezia, seconda a sole tre lunghezze dal vertice. A tentare di ostacolare la marcia della capolista, il Flora 92, che ha finora accumulato 21 punti in classifica ed è nelle condizioni di tranquillità ideale per potersi giocare questa sfida avendo poco da perdere e molto da guadagnare. Dal palazzetto dello sport di Aprilia un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi, mentre arriva il fischio del direttore di gara Fabio Gennaro della sezione di Latina. Mancava un solo giocatore, mentre intanto c'è stato il gol del vantaggio con Cianfanelli, subito arrembante, subito propositiva la formazione di casa che è passata in vantaggio. La formazione del Flora che è reduce da una buona prestazione, mentre intanto c'è stato il raddoppio che è stato firmato da Pompili. Pompili prova a puntare l'avversario, tiro di punta di Giorgio, la piazza sotto il 7, spera in qualche passo falso, altra traversa, una sventola di terrificante potenza da parte di Pompili. Trobiani che riceve nuovamente il pallone da Pompili, azione spettacolare, prolungata e altra conclusione di sinistro di Giorgio. Parte adesso Galieti, il tiro e il gol. C'è stata anche una deviazione di Billardello che non è riuscito a respingere. Nuovo fischio, tiro in porta ed esce molto bene a chiudere lo specchio Masullo. Ha finora disputato 14 partite, ne ha vinte 13, ne ha persa una soltanto, altro tentativo e arriva il 5-0, tap-in vincente da parte di Cioffi, ancora più pesante rispetto a quello che è stato finora, 6-0. Sta disponendo in lungo e in largo della formazione del Flora 92, c'è anche il 7-0, praticamente stanno arrivando gol a grappoli da parte dell'United Aprilia, che adesso riconquista nuovamente il pallone con Di Giorgio sulla sinistra, altra conclusione e c'è il gol dell'8-0. Ancora Ruta costretto a indietreggiare, sta rischiando tantissimo, alla fine subisce la beffa del gol di punta da parte del proprio marcatore Pompili ed è costretto a una parata difficile Masullo. E arriva il gol del 9-1, era nell'aria, ha segnato Rosini. Tiro e gol, dunque 9-2. Ancora una possibilità e il pallone che termina sul palo. Aggressiva come a inizio partita, anche se deve stare attenta in difesa perché c'è questa ripartenza micidiale che è stata conclusa perfettamente da Vergara, due passi dal portiere di riscatto. Evidentemente l'allenatore Stradini si sarà fatto sentire, anche se adesso è arrivato una conclusione sublime da parte di Pignatiello. Atteggiamento insomma con tutto un altro spirito, anche se adesso è costretta ad incassare il gol dell'11-3 e lo ha segnato Cioffi. E questo rafforza la nostra tesi, la nostra convinzione che le due squadre avessero un atteggiamento totalmente differente. 12-3, questa volta il capitano Trobiani ad una differenza di 9 reti l'una dall'altra. Bellissima intanto questa azione dello United Aprilia che sta giocando un gran calcio. Autogol di Mingione, Galieti, e finisce qui una partita senza storia dal primo secondo fino al triplice fischio finale. 13-3 per lo United Aprilia, che consolida dunque il primato in graduatoria. Un pomeriggio da dimenticare per la formazione ospite del Flora 92. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi. Un cordiale buonasera e a risentirci ai prossimi impegni con Mondo Futsal TV.